In Italia 57.000 persone l'anno muoiono di morte cardiaca improvvisa, addirittura si stima che sia una persona a morire ogni 9 minuti e queste morti sono addirittura 10 volte superiori rispetto alle morti per l'incidente stradale. Un dispositivo salvavita che consentirà di evitare incidenti durante le manifestazioni sportive. Lo stadio Colana si adegua alla normativa in materia di salute introdotta dal decreto Balduzzi e grazie ai giovani del Rotary e all'assessorato allo sport del comune ha un nuovo defibrillatore, strumento divenuto obbligatorio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche perché permette di intervenire tempestivamente su atleti colpiti da arresto cardiocircolatorio. L'iniziativa è resa possibile dai ragazzi dei club del Rotaract che in sinergia con l'assessorato hanno effettuato una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la donazione. Una collaborazione vera con l'istituzione nella tutela del bene comune e sia lo sport che la salute sono un bene comune. Quindi io ringrazio Rotaract, mi auguro che anche altre associazioni virtuose del territorio si muovano in questo senso e noi intendiamo andare avanti così per due motivi. Uno per risparmiare risorse pubbliche che in questo momento tra l'altro non ci sono neppure, ma anche perché bisogna far crescere il senso civico in questa città. Bisogna far comprendere che questi presidi sono di tutti e tutti ne devono avere cura. Questo non è l'unico defibrillatore che il Rotaract ha donato, ma ci sono altri 9 sul territorio calabro e campano. Quindi abbiamo pensato di promuovere questa attività proprio per evitare problemi tragici come quelli accaduti a Pierpaolo Morosini e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo per migliorare la società. Sono già in programma anche corsi di formazione sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori.